Salve a tutti, Massimiliano Verde, presidente dell'Accademia Napoletana per la promozione della lingua e della cultura di Napoli. Qui ci troviamo nel famosissimo e storicissimo vico di Santa Maria Agnone. La leggenda vuole che ci fosse questo serpente, insomma, infatti siamo anche vicino al vico della Serpe, non a caso, che insomma faceva molto molta paura. Per cui un certo Gismondo, che è la Grazia Madonna, cioè praticamente chiese la grazia della Madonna, la Madonna per passare, quindi per poter salvarsi da questo serpente, e per grazia ricevuta questo Gismondo nell'833 fece edificare un convento e una chiesa, per cui in tempi diciamo medievali, quindi chiesa e convento di Santa Maria ad Agnone, cioè se vi ricorda anche Agnone, quindi abbiamo detto del serpente in realtà, quindi che ammazza il serpente, anche questo escatologicamente, quindi nel mondo cristiano è molto importante. In epoca angioina, noi ci troviamo qui innanzitutto tra la strada, in vico Santa Maria Agnone, che è la stradina che congiunge l'antica platea centrale greca, cioè via Tribunali con via Santa Sofia, e successivamente fu trasformata dagli Angioini in, diciamo, in un da orto, ampliamento della zona urbanistica della città, perché anticamente era un orto. Successivamente poi, in epoca viceriale spagnola, questo fu trasformato probabilmente in un posto in cui c'era un artigianato e anche probabilmente anche una produzione ad hoc, proprio artigianale, in questo posto.